A Casa Serena il Covid-19 non è stato l'unico responsabile del dramma. Il sindaco Campus ha individuato ieri, durante il Consiglio Comunale, altri colpevoli. Perché questa evenienza ci ha dimostrato tutti i limiti di scelte sbagliate che sono state fatte, alcune in buona fede e altre in mala fede. Il riferimento va alle precedenti amministrazioni, ree secondo il primo cittadino del declino della struttura. Alcune valutazioni errate, come il passaggio dell'assistenza infermieristica dalla ASL alla COPAS, hanno generato per Campus le criticità esplose durante la pandemia. Ora, assicura il sindaco, cambieremo tutto. E a proposito di cambiamenti, ieri l'ultima ordinanza sindacale ha permesso le riaperture di alcuni negozi e dei servizi alla persona, un allineamento con il provvedimento firmato dal governatore Christian Solinas. A Sassari i dati, infatti, per il primo cittadino sono confortanti. Per la verità, non c'è un indice di trasmissibilità o di contagio superiore a quella che è la media regionale, assolutamente. Ci sono stati dei cluster che sono assolutamente chiusi e controllati. Intanto approvazione unanime della mozione di maggioranza Posadinu Profili sull'assistente di flusso, figura a sostegno della polizia locale nella gestione degli ingressi in diverse tipologie di spazi, dai parchi agli uffici, ovunque, si legge nel documento, le circostanze lo richiedano. Gli assistenti verranno scelti, come ha confermato l'assessore ai servizi sociali Antonello Sassu, tra gli oltre 5.000 beneficiari sassaresi del reddito di cittadinanza.